Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo nacque una discussione tra i discepoli. Chi di loro fosse più grande? Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro: chi accoglierà questo bambino nel mio nome, accoglie me, e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi infatti è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande. Giovanni prese la parola dicendo: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e lo abbiamo impedito, perché non ti segue insieme con noi? Ma Gesù gli rispose: non lo impedite, perché chi non è contro di noi è per voi. Chi non è contro di voi è per voi. Parola del Signore. Meditiamo brevemente sulla via della grandezza, quella vera. Già domenica scorsa la parola del Signore ci ha aiutato a capire che l'aspirazione di riuscire nella vita, di essere qualcuno, come diceva San José María Escrivá de Balaguer, lasciare traccia nel mondo del nostro cammino, questa aspirazione è una cosa bella, una cosa grande, ha a che fare con l'immagine di Dio in noi, è qualche cosa che in un certo senso poi diventa la spinta alla santità, una cosa bella, una cosa grande. Guai ad avvilirsi o a disprezzare la nostra vita. Però Gesù anche ci ha detto che questa grande aspirazione a essere qualcuno non dobbiamo realizzarla secondo il mondo, che sarebbe una fregatura, sarebbe un'illusione, un darci la zappa sui piedi. Dobbiamo realizzarla secondo verità, secondo la sua via. Quando noi andiamo sulla strada sbagliata di una realizzazione illusoria, quando vogliamo essere qualcuno mettendoci al di sopra degli altri e usando gli altri per i nostri interessi egoistici. Essere qualcuno cercando di essere lodati, cercando di avere una posizione sociale importante, cercando di carpire l'affetto degli altri per essere gratificati, eccetera. Questa è la via del mondo ed è una fregatura, perché questo qua non ci fa diventare felici. L'egoismo proprio è una cosa terribile, mangia, 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 non si sazia mai, è un'illusione. Gesù invece ci indica la via vera della grandezza, che è accogliere bene l'amore di Dio nei nostri cuori. Noi non siamo qualcuno per quello che facciamo, che abbiamo fatto. Io ho fatto questo, sono laureato, ho fatto questo lavoro, o sono stato capo ufficio qua e là. Noi non siamo qualcuno per le nostre doti, il nostro operare. Noi siamo qualcuno principalmente perché siamo immensamente amati da Dio, siamo grandi ai suoi occhi, abbiamo ricevuto il suo spirito e quindi possiamo servire gli altri con amore in modo gratuito. Ecco la via della grandezza:
ricevere l'amore di Dio, essere qualcuno ai suoi occhi. Non è che ci dobbiamo agitare noi per essere qualcuno nel riconoscimento del mondo, perché già lo siamo, già lo siamo. A volte noi ci presentiamo agli altri coi titoli. Qualche volta viene qualcuno da me e mi dice: padre, io ho conosciuto quel padre, quello, 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 io vado in chiesa sempre da quando ero bambino, eccetera, eccetera. È un'illusione. Noi siamo qualcuno perché siamo figli di Dio, siamo amati immensamente da Lui, e anche se qualche volta non ci siamo comportati tanto bene, questa radice di grandezza in noi rimane. E quindi aprire il cuore a questo amore immenso e poi servire gli altri gratuitamente. Gratuitamente vuol dire senza condizionare il nostro amore alla loro riconoscenza. E lì noi possiamo vedere a che punto siamo, che maturità abbiamo. Se tu smetti di amare, di servire, perché quello non ti ringrazia oppure ti tratta male, vuol dire che la radice del tuo operare non è ancora l'esperienza profonda dell'amore di Dio. Sei ancora a livello naturale, quindi tu cerchi di amare chi ti ama. Se ti amano, se non ti amano più, smetti di amare. Invece Gesù ci ha un'altra strada, ci dà. Ci dà Lui un amore immenso che sazia le aspirazioni profonde del nostro cuore, colma le lacune affettive che spesso abbiamo e ci rende capaci di amare. E poi, quando c'è questo servire, ci sono due conseguenze. Una è questa all'esterno, che Gesù dice agli apostoli, che se uno anche non è del nostro gruppo può fare del bene, quindi riconoscere il bene dovunque è e non chiuderci in uno spirito di gruppo, di chiesa in senso negativo, ecco, e riconoscere il bene dovunque c'è, perché chiunque, anche se non è cattolico, non è praticante, non si comporta manco tanto bene moralmente, però rimane una creatura di Dio e Dio si può servire di lui per fare il bene in certi momenti. Certi momenti. Vi racconto un piccolo episodio che vi rimarrà impresso, l'ho sentito da un nostro padre. Una volta c'era in Brasile una persona molto povera, vedova, con molti figli. Allora si era rivolta al parroco per avere un aiuto. Questo non poteva aiutarla, ha dato un annuncio alla radio parrocchiale se qualcuno poteva aiutare questa povera vedova, così così. Allora c'era un massone molto famoso, ricco, che ha sentito questa cosa e che ha deciso di aiutare questa vedova. Incarica un suo collaboratore e gli porta un sacco di roba da mangiare qua e là. E però, siccome non credeva in Gesù, era ostile alla Chiesa, gli disse: se questa ti domanda chi te lo manda tutta sta roba, devi dire il diavolo te la manda. Questo va, gli porta tutta sta roba. Questa povera vedova, tutta contenta, così: grazie, 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 e basta. Questo stava andando via, dice: ma lei non vuol sapere chi gliela manda, questo mica gliela porto io sono un collaboratore, un servo, diciamo così. Non vuol sapere che gli manda tutta sta roba. Quando Dio comanda, pure il diavolo obbedisce. Così, per dire, Dio si serve di tutti, diciamo, fate un bene attraverso tutti. Poi l'ultima cosa, quando noi serviamo gli altri con cuore buono, anche impariamo un nuovo rispetto della Chiesa. Mi ha molto impressionato questo, forse voi non ci avete manco fatto caso, all'inizio della prima lettura abbiamo sentito queste parole da parte di Dio: sono molto geloso di Sion, un grande ardore mi infiamma per lei. Diciamo una volta: sono molto geloso di Sion, un grande ardore mi infiamma per lei. Questo che cosa ci dice questa parola? Ci dice la gelosia, tra virgolette, che Dio ha per la Chiesa. Il Signore è geloso della sua Chiesa perché ha versato il suo sangue per lei, l'ha fondata dal suo spirito, dall'Eucaristia ogni volta, eccetera, eccetera. È geloso. Allora, dobbiamo guardarci
dal parlare male della Chiesa, perché Dio ci rimane malissimo. È come se io sono sposato, voglio veramente bene a mia moglie, magari lei non è proprio una persona così virtuosa, però io gli voglio tanto bene. Se uno viene da me e mi parla male di mia moglie, io gli do uno schiaffone, ci rimango molto male, come ti permetti? Ecco, una cosa simile succede quando noi parliamo male della Chiesa. Nella Chiesa ci sono difetti, quando noi possiamo cerchiamo di correggerli, di espiarli, di pregare, possiamo anche parlare con i responsabili per vedere se possono correggere questi difetti, questo sì, ma parlare male della Chiesa così a vuoto è una cosa che piace molto al diavolo, dispiace molto al Signore, così sia.